Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo vlog menù cucina cosa mangio. Una roba che praticamente ho deciso di fare questa ricetta che in tante l'avevo postata sulla IG Story su Instagram e in tante mi avevate scritto che bel piatto, che bello che è, guardate com'è bello. E la sto facendo, praticamente ho invitato anche la mia sorellina che sta venendo a casa, perché anche lei l'aveva vista e anche lei mi manda messaggio, mi dice ti prego cucinamelo. E praticamente sto preparando, vedete qua c'è il salmone, c'è questo letto di pomodoro. Allora, i due filetti di salmone sono qua abbondantissimi, tipo 350 grammi ognuno, che cuociono a fuoco lento. Poi c'è il cavolo scaldato, voi come verdura potreste mettere anche le zucchine, quello che volete. Una verdura morbidosa, io metto il cavolo che anche ogni tanto fa bene. Qua c'è la salsa di pomodoro salsa di pomodoro. Ah, il cavolo è stato scaldato normale, così semplice. Salsa di pomodoro biologico. E ho fatto una salsa di pomodoro semplice, cioè ho messo la bottiglia nella pentola, ci ho aggiunto un po' di cipolla e ho fatto cuocere bella densa. E qua ci sono le farfalle che già ho cotto e dopo vado a riscaldare. E qua ci sono le spezie che andrò a mettere sopra, in particolare queste qua che sono semi di papavero, sesamo, bianco e nero e lino. Poi c'è l'erba di cipollina che poverina è quasi finita. Un po' di sale rosa ma non ce ne vorrà tanto perché comunque il salmone rilascia molto sale, quindi non ne mettiamo. E un po' di finocchietto. E andiamo a cucinare, speriamo che viene presto la Nancy perché sto morendo di fame. E lui come buono, il salmone fa tanto bene ragazze, vi abbassa il colesterolo cattivo, vi alza il colesterolo buono e fa tanto bene perché contiene grassi buoni e tante tante proteine. Io lo adoro, lo mangio due volte a settimana minimo, almeno. Se già ho preparato anche i piatti, vedete sono gli stessi che ho utilizzato nella foto, che tra l'altro ho comprato da Ikea, se non mi sbaglio, sì, da Ikea. E sono bellissime, sono shabby chic. Comunque, lasciamo stare. La cosa importante è che devono essere grandi, perché dobbiamo mettere tutto in un unico piatto. Guardate la mia mano, guardate come sono enormi. Yeah, io adoro i piatti grandi perché ti permettono di mangiare di più. Perché lo vado a mischiare alla pasta. Guarda, lo metto qua dentro e adesso ci metto la pasta e così gli do il sapore di salmone un po', e un po' lo lasciamo tipo a filetto. Poi vabbè, queste sono piccolette che diciamo vedete voi come lo preferite, a me piace così. Ecco qua, poi ci verso la pasta dentro, ecco qua, così prende tutto il salmone. Ecco qua. Senza olio, eh? Eh no, perché il salmone quello rilascia l'olio, capito? Già è comunque grasso. Perfetto. Faccio cuocere un po' così, così prendono il sapore di salmone. E poi impiattiamo. Siamo pronti, eh? Già abbiamo fatto. Yummy! Questa è la salsa? Sì. Wow, com'è bella sta salsa. Bella, eh? Mi voglia di tuffarsi dentro. Abbiamo messo il cavolfiore. Esatto, e dall'altro lato, guarda, ci metto un letto di pummarola, senza schizzare, wow. Ovviamente, però buonissima, che è fatta in modo semplicissimo, solo con la cipolla, poi metteteci quello che vi piace. Io come al solito vi do degli spunti, ma poi c'è una libera interpretazione, diciamo. O no? Libero arbitrio. Magari dici ma che schifo la cipolla, mettici l'aglio. Bravo. Ti piace l'aglio? Non metti niente. Bravo, senza niente. A noi piace così. Ecco qua. Poi vado ad adagiare, ecco qua, vado ad adagiare il salmone, però ragazze toglieteci questa qua, la parte di... Mannaggia, guarda, era tutto perfetto, si emozionò. È bello perché si toglie automaticamente la buccia. Sì, infatti rimane attaccata alla piastra. E metto proprio il salmone nel letto. Che di bello. Troppo buono, guarda, credimi. Dovete provare, è buonissimo. Così. Ok. Era. E voilà.
Finita la composizione, mamma piatto mia. Piatto finito, bello, vero? Dice opera d'arte. Bellissimo. Mi raccomando, lasciateci un bel like e se fate questo piatto taggateci su Instagram. Ciao! Ciao. Buon appetito! Mi è troppo buono. No, mangiamo, se no si fa freddo, dai. Ah, un po' di peperoncino se volete, tabasco, salsa di soia. Pepe, no. Sale, rosmarino. Il mondo. Ciao! Ciao! Com'è? Buonissima! Buonissima! Gnammi! Yummi! Yummi gnammi! Se quando mangiate, guardate, inzuppate un po' di cavolo nella salsa e lo mangiate, due farfalle nella salsa, e nella salsa è un letto dove voi dovete inzuppare le cose.